cosa abbiamo visto nell'ora precedente, così ripensandoci mentre ero seduto lì, abbiamo visto varie cose. In primo luogo, dal punto di vista ingegneristico, noi abbiamo bisogno di definire che cos'è un evento estremo. Per definire che cos'è un evento estremo abbiamo dovuto introdurre il concetto di tempo di ritorno. Il tempo di ritorno è la frequenza, è il tempo con cui un certo evento è uguagliato e superato in media. E abbiamo visto di questo com'è legato alle condizioni di frequenza di superamento e di non superamento. Il secondo problema, e forse qui ho sbagliato presentandovi due cose insieme, è quello di calcolare quale sia l'intensità di un certo evento che ha una certa durata e un assegnato tempo di ritorno. Sulla questione di perché abbiamo bisogno della durata non mi sono soffermato, però lo capiremo man mano che avanzeremo nella conoscenza dei processi che servono per costruire la fognatura pluviale. Per quel che riguarda il tempo di ritorno, invece, la norma stabilisce che noi dobbiamo progettare certe opere secondo altezze di precipitazione che hanno un assegnato tempo di ritorno. Per esempio, per le fognature pluviali, 10 anni. Per una diga, 10.000 anni. Per altre opere di difesa fluviale, per esempio, 200 anni. Normalmente, nell'accezione così generale, nella vulgata che si sente ai telegiornali, i fenomeni intensi, quelli che provocano disastri come piene o frane, hanno un tempo di ritorno attorno ai 200 anni. Un elemento essenziale nella costruzione delle curve di possibilità pluviometrica era andare a selezionare un evento, un fenomeno che ha una durata prefissata, in particolare le durate dove abbiamo i dati, e che ha un assegnato tempo di ritorno. Già prima, e la cosa era scritta in queste formule qua. Noi abbiamo un tempo di ritorno, le normative ci dicono qual è questo tempo di ritorno, e noi, quindi per esempio qui abbiamo un numeretto scritto 10 per esempio nel vostro caso, e noi a questo tempo di ritorno dobbiamo associare un certo valore della probabilità di superamento. Questo è fatto, ma noi la probabilità di superamento da noi deve venire in funzione dell'altezza della precipitazione, perché quello che a me serve è capire qual è quell'altezza di precipitazione che ha un assegnato tempo di ritorno. Vi ho anche detto che noi possiamo fare un'analisi dei dati, quindi al posto della P avere una SDF, una Empirical Cumulative Distribution Function, e questo lo facciamo di sicuro, tra l'altro, però solitamente andiamo a ipotizzare qual è il modello di questa, il modello statistico di questa precipitazione, di questa probabilità. Il modello statistico di questa probabilità è questo che vedete disegnato qua. La probabilità che il mio evento sia minore di H è dato da questa curva doppio esponenziale che si chiama curva di Gumbel, e alla meno e elevato alla meno h, che è l'altezza della precipitazione, meno a diviso b, dove a e b sono due parametri. B è un parametro di forma, si chiama, e a è un parametro di posizione. In particolare A è la moda di questa curva qua. In realtà questa non è una curva se ha due parametri, è una famiglia di curve biparametrica che dipende dai valori dei due parametri A e B. Se noi avessimo questa curva, potremmo entrare in questa curva con un valore di H, ottenere la probabilità di H,
tornare alla formula precedente qui, sostituire il valore qui e trovare il valore del tempo di ritorno. Oppure, se avessimo il tempo di ritorno e avessimo l'espressione della curva, invertire l'espressione e trovare il valore di H che corrisponde al tempo di ritorno. Le curve di probabilità sono tutte invertibili per costruzione, perché adesso le andiamo anche a vedere. Queste sono delle rappresentazioni prese da Wikipedia con diversi parametri A e B, che qui sono chiamati mu e beta, ma non importa. Tanto la cosa che volevo mostrarvi è come sono fatte queste curve. Sono delle curve che vanno da 0 a 1 e sono diverse per diversi valori dei parametri. Perché scelgo questa curva? Perché questo tal Gumbel, che era uno scienziato, uno statistico famoso, è andato a studiare quali erano le statistiche delle precipitazioni, le statistiche degli estremi, e assunto che il fenomeno di base fosse un fenomeno statistico descritto da una certa curva, tipo una gaussiana per esempio, non necessariamente una gaussiana, ma tipo una gaussiana, allora se noi andiamo a prendere gli estremi selezionati in un intervallo di tempo, questo fenomeno che è distribuito secondo una gaussiana, la distribuzione degli estremi è una curva di Gumbel. Per cui questa curva di Gumbel, che è così strana nella forma, si giustifica in questo modo. È una delle tre famiglie di curve che descrivono, o meglio sarebbero quattro le famiglie, diciamo delle tre famiglie di curve che descrivono il comportamento degli estremi. E poi noi andremo a vedere anche quali sono le altre due tipi di famiglie di curve. Una curva di Gumbel è fatta così, in realtà questo grafico un po' nasconde una cosa. Se voi andate, qual è il dominio di questa curva qua? H è definito da meno infinito a più infinito. Non mi sembra strano? Può essere una pioggia negativa? No, le piogge sono tutte positive. Ciononostante, la probabilità di ottenere un valore negativo qui è dell'ordine di 10 alla meno 9, quindi una probabilità molto piccola, per cui possiamo pensare che queste curve rappresentino comunque una buona approssimazione dei dati che noi abbiamo degli estremi, anche se in teoria ammette una situazione non fisica, cioè che ci siano delle precipitazioni negative. Che altre caratteristiche ha questa curva? Tutte le curve di distribuzione hanno un andamento di questo tipo. Sono delle curve monotone, non decrescenti, e essendo delle curve monotone, non decrescenti, sono anche invertibili. Cioè io posso sia entrare con un valore di H, che in questo caso starebbe sulle ascisse. Questa qua è una curva generica, per cui non ci sono nomi nelle ascisse nelle ordinate. Io posso entrare con un valore di H ed uscire con un valore della probabilità, ed entrare con un valore della probabilità e uscire con un valore di H, che è una cosa che noi utilizzeremo. Perché quando io dico, per esempio, che voglio un tempo di ritorno di 10 anni, significa che io voglio una probabilità 0,9, quindi io entro con la probabilità 0,9 e per esempio prendo questa curva rossa ed esco con un valore che è poco meno di 5, e lo possiamo calcolare tra virgolette esattamente, nel senso non esattamente non lo possiamo calcolare, ma con la precisione che vogliamo. Queste sono curve che si dicono unimodali, significa che hanno un solo massimo. Come vedete, queste tutte hanno un solo massimo, più grande è il valore di beta, più spanciate sono le curve, più grandi hanno
la media e la varianza. Non sono simmetriche, anche se alcune sono abbastanza simmetriche. Più alto è il valore di mu, che mu corrisponderebbe ad A, più alto è il valore di A più la curva tende ad essere simmetrica. L'integrale, quant'è l'area sotto queste curve qua? Vediamo se anche qualche altro ha sentito, se solo... Qual è l'integrale sotto queste curve? Come Italia 1. Sono curve di distribuzione di probabilità, l'integrale su tutto il dominio deve fare 1. Ma del resto lo vedevamo qui, perché questo è esattamente l'integrale di queste curve qua. Queste si chiamano curve di distribuzione di probabilità e questa si chiama curva di probabilità. Se derivo la curva di probabilità ottengo la funzione di distribuzione di probabilità. Tutte cose che vi dovrebbero essere note. Che cosa ci interessa delle distribuzioni? Beh, in generale, se noi siamo in grado di disegnare il grafico, di capire se per esempio è unimodale o multimodale, questa è una cosa interessante. L'altra cosa dal punto di vista analitico che ci interessa è sapere qual è il valore medio, che qui ho chiamato valore atteso della variabile x. Nella curva di Gumbel, in particolare, si mostra che dipendono dai due parametri a e b che vi ho elencato prima, che il valore atteso della variabile che descrive la curva, il valore medio dove starà qua il valore medio? Il valore medio qui starà, per esempio per la curva rossa, starà tipo qua. Okay. Un po' spostato rispetto alla mano. Il valore medio in questo caso è b, che è un parametro, per gamma, che è un numero irrazionale che si chiama numero di Eulero-Mascheroni, costante di Eulero-Mascheroni, è 0.5771 eccetera eccetera, o 772, e a è l'altro parametro. L'altra cosa che mi può interessare e che userò sono dove sta la moda sta in A. Il valore di A, il parametro che ho chiamato di posizione, è esattamente il valore di dove si trova il massimo. La mediana è quel valore per cui il 50% dei punti sta di sotto di quella posizione e il 50% sta sopra. In questo caso è a meno b logaritmo di 2. Perché lo sappiamo? Perché qualche buon matematico si è messo lì a calcolarlo, questa quantità, con dei trucchi di integrazione a volte. Non è così banale integrare la curva doppio esponenziale, bisogna fare delle estensioni dello spazio di numeri complessi e poi con un po' di trucchi si trova ad integrare. La varianza. Chi di voi sa qual è la definizione della varianza di una certa distribuzione? Non preoccupatevi, perché se me lo avessero chiesto a me alla vostra età avrei avuto lo vostro stesso imbarazzo. È una cosa che senz'altro sapete, ma sulla quale probabilmente non avete mai posto attenzione. Poi lo vediamo. Comunque, la varianza della curva, che grosso modo indica, forse la varianza non vi dice nulla, la deviazione standard vi dice qualcosa di più. La varianza è il quadrato della deviazione standard, o viceversa, la deviazione standard è la radice della varianza. Questa è pari a b quadro diviso pi greco al quadrato sesti.
Questo pi greco al quadrato, naturalmente è quel pi greco, e sta a significare che per calcolare la varianza di questa curva, evidentemente c'è una formula matematica e in qualche modo nel campo complesso dobbiamo integrare su una circonferenza. La forma normale della curva di Gumbel è e alla meno e alla meno y. E se voi andate a consultare le tavole degli integrali, cosa sono le tavole degli integrali? Le tavole dei logaritmi? Non avete rovistato nella soffitta di vostro, tra i libri di vostro padre, di vostra madre, che avete trovato delle cose? Che avete detto, cosa sarà mai questa roba? Tavole dei logaritmi. Tavole degli logaritmi e tavole degli integrali sono dei libri, in particolare tavole, nel tavolo degli integrali ce ne sono due più famosi degli altri, che sono l'Abramovitz-Stegun e Grasstein, che sono nella nostra biblioteca, che contengono, diciamo, le modalità di integrazione di integrali strani come questi che vi stiamo mostrando. E quando non esiste, adesso voi alcune di queste funzioni le avete, cioè se vi chiedo di fare un integrale complesso, come lo fate? Siete ingegneri, dovete ingegnarvi a calcolare le cose. Vi do un integrale, fammi l'integrale non indefinito, l'integrale definito di un certo, di una certa formula con due valori estremi che vi do. Neanche un'idea lontana, lei lo sa. Siete ingegneri, dovete porvi queste questioni. Una risposta un po' detta un po' alla stupida è, in questi integrali io uso Maple per farli. Sapete che cos'è Maple? Da matematica, mi avete detto che sapete cosa è. Matematica tutti questi integrali se li mangia e se li fa volentieri. Ma certamente dentro matematica ci sono delle conoscenze che sono l'approssimazione di metodi numerici per calcolare questi integrali. Se non ha gli strumenti moderni sono matematica e Maple. Gli strumenti, quando io ho cominciato questo lavoro, erano appunto le tavole degli integrali. E dietro il motore c'è tutta una serie di conoscenze che magari per curiosità qualcuno di voi dovrebbe anche... la signorina che si è, probabilmente per un altro motivo, che si è messo le mani sui capelli dicendo no, lei ma non era per questa, era che mi chiede da stare, ma io subito l'ho presa come, ho detto no, anche questa. Dunque, dobbiamo fare, sì, solo delle digressioni sul tema, no? Però per dare, cioè, queste cose sono cose che dovrebbero un minimo far parte del vostro bagaglio di calcolo, altrimenti voi diventate dei meri esecutori, per cui se non avete l'applicazione sul telefonino per fare il calcolo non riuscite a dare una cosa. E se non riuscite a farlo in maniera attraverso uno di questi strumenti, fate, questi strumenti sono molto potenti. Ci sono dei metodi numerici per fare gli integrali, cioè si calcolano approssimandoli. Che cos'è un metodo numerico? Come faccio per fare l'integrale di questa curva qua? Al prossimo con dei triangoli fatti così, e questa è un'approssimazione al mio integrale. Dopo devo scrivere un programmino che mi fa... che ci sono dei metodi più intelligenti per fare queste cose, naturalmente di quello che vi ho insegnato qua. Comunque torniamo al nostro integrale qua.
il quadrato della deviazione standard è pi greco al quadrato sesti, e il valore atteso, cioè la media della curva di Gumber della forma normale, è la costante di Euler-Mascheroni. A che cosa ci serve? Adesso vi siete, naturalmente, dopo tutte queste digressioni, tutte queste cose di cui vi ho bombardato, voi vi siete dimenticati di che cosa ci servono le curve di Gumber, giusto? Le curve di Gumber ci servono perché sin dall'inizio abbiamo detto che ogni durata, per ogni durata io ho una distribuzione di dati, ho tanti dati diversi, uno per ogni anno. E la mia idea, la nostra idea è che questi dati si distribuiscono secondo una curva di Gumbel. In particolare la curva di un'ora avrà quella distribuzione rossa che vedete lì, e via via le altre curve hanno le altre distribuzioni che voi vedete. Quelle lì sono effettivamente, non è un disegnotto fatto così, quelle lì sono esattamente le curve che corrispondono alla tabella che vi ho mostrato nell'ora precedente. Per ogni durata noi dobbiamo cercare una curva di Gumbel, assegnare il nostro tempo di ritorno, che vedete in alto, trovare i valori di altezza della precipitazione che corrisponde per forza a questo tempo di ritorno per 10 anni e alla durata, in questo caso di un'ora, è la durata, perché questa curva rossa è la curva che interpola i miei dati di un'ora. Lo stesso dicasi per le altre curve, che sono ciascuna per le durate diverse. Quindi ho 5 copie di numeri, H1, H1, cioè, e un'ora, H3 e 3 ore, H6 e 6 ore e così via, e avendo 5 copie di dati posso pensare di interpolare la mia curva di possibilità pluviometrica. Per interpolazione di questi dati ottengo, nel caso per esempio di 10 anni la curva più bassa di queste tre curve qua. Se io le disegno in un grafico bilogaritmico fatto bene, con i nomi giusti, vedete che queste sono tre curve parallele. Se dopo in realtà qualcuno di voi potrebbe storcere il naso, perché vedete che i dati sono un po' spanciati così. Addirittura uno dei dati, questo dato qui, che è per la curva più alta, scende sotto la curva rossa. Un'altra questione che voi potreste domandarvi è perché nel disegno 3 se ne ho bisogno solo di una, quella di 10 anni, quella più bassa. Perché comunque voglio verificare che sto facendo i conti in modo corretto, e voglio, disegnando i dati relativi a 2-3 tempi di ritorno, verificare che le curve siano più o meno parallele tra di loro. Questo, diciamo, è un ulteriore, mi fido dei calcoli che faccio, mi fido delle procedure, insomma, onde evitare di fare errori, metto dei controlli, è quello di disegnare più curve parallele fra di loro e verificare che siano visivamente parallele, è un'operazione che faccio.